Va bene, ci siamo. Adesso aspettiamo Giulio. Giulio di San Michele all'Orto, che se non si muove ti mangio la testa. Ma è già arrivato? Coso? Coso? Sei sempre in ritardo, sei incredibile. Dai. Vado io, vai dove vado? Comunque, sarà un video. Sarà un video. Andremo a ritirare un progetto che faremo dall'acquisto alla trasformazione, tra virgolette, fino alla vendita. Strada, strada. Cazzo, ma siamo arrivati? Quanto manca? Dimmi la strada, perché qua sennò. Siamo arrivati, Sam. Non questo stabilimento, quello poco più. Siamo avanti. In mezzo ai campi. Siamo arrivati. Spegniamo. Ok. Freno a braccia. Come si fa? Ah, c'è il. Fammi chiamare il bro. Pronto? Ciao. Sì, mi sa che ti sento parlare. Ciao. Buongiorno. Metti un saluto al cane perché. Va bene. Prima che mi porta via una gamba. Non lo so, sai. Mi sa che. Possiamo? La gamba. Grazie. Permesso. Ciao, piacere. La moto ce l'ho qua. Vai, vediamola. La moto ce l'ho qua. Stavo cercando di accendere perché con l'avviamento, il primo avviamento io ho sempre tribolato. Sennò per il resto ho sempre avuto i 125. E quindi stavo provando ad accenderla per non far delle figure di merda. Fammi provare, va. Secondo me c'è un gioco valvole da fare. Zero. Compressione non mi sembra. Fagliela accendere a lui. Manca compressione. Vedo grigia. Qualcosa che non va, tra l'altro la vite di regolazione è tutta svitata. Ah, pure? Sì. Ti dico, accenderla così o sempre tribolato? No, da un avviso. Ma anche gli scoppi che dà all'inizio. Anche la compressione, più che altro. Ma tiri giù a mano? Potrebbe anche essere anche la candela, quegli scoppi all'inizio che fa. No. Però dopo a livello di motore, cavolo, quando va, dopo va molto bene. Il motore gira bene. Dimmi tu un'offerta, nel senso. Quanto sei disposto a scendere? Siamo qua. Ma guarda, io sono fuori, come hai visto. Devo fare il passaggio adesso, all'istante. Sì. Facciamo. Dai, rimaniamo su. Sceso, dai, 600 euro, insomma. Ultima offerta, dai. Se ero partito, ci siamo sentiti, insomma. Dai, va bene. Andiamo. Passaggio metà. No. Dai, figa, almeno il passaggio. Allora andiamo. Ma non ho capito io. Ma questa è la truffa legalizzata. No, ma tu puoi lasciarla qua la porta, Per l'amor di Dio, non ti la sto mica legando, Che bello. Dai, andiamo. Allora, tutto sommato è andata abbastanza bene. Siamo riusciti a scendere ancora di più di quello a cui eravamo rimasti d'accordo. La moto gira bene, il motore gira bene. Il problema è che è fatica ad accendersi. Controlleremo insieme il da farsi. A few moments later. 2005, 2000, si può fare? Gli troviamo 2000, qualche problema. 2007. Ma quanto devi prenderlo? 2100, era partito da 2100. Pronto, ciao Anthony, ti disturbo? Ti avevo scritto per la moto, il Suzuki, cioè, c'è ancora, vero? No, è perché eravamo in zona. Te, nel caso, oggi sei disponibile. Dai, allora, cominciamo ad andare a mangiare. E nel caso ci sentiamo dopo, dai. Va bene. Va bene, dai, andiamo a mangiare, va che c'ho fame, porcaccia la miseria, dai.
Allora, la panza è piena, fin troppo. Le palle, no, dai, su, dai. Ma dai, ma come fai a dire queste cose? Scherzo. Questa è la motorettina. Che caldo fa qua dentro? No, fa caldissimo, sto morendo. Una paralisi. Adesso andiamo all'officina meccanica, dove tiene la moto questo Anthony, e la guardiamo, apre alle 3, sono le 2:23. Andiamo verso di là, vediamo com'è, e nel caso prendiamo anche quella, che ne dici? Direi di sì. Ciao. No, adesso abbiamo parlato con il proprietario della moto. Siamo qui per vedere un Suzuki 250 bianco. Sì. È che c'ha due cose che non sono due. Parte, bravissimo. Si è risposto da solo. No. Io un altro Suzuki col carter non lo voglio. Dove ti trovi? Ciao, no, guarda, io sono qui in officina. Gli ho già dato un occhio alla moto. Io sono qui, 2 minuti arrivo. Ciao, piacere. Allora, abbiamo visto la moto. Vedendola così non è messa proprio bene. Possiamo andare un attimo a vedere, perché io non so che mani ci ho messo, non so cosa ci ho fatto ancora. Sì, no, ma a parte quello, non è quello il discorso. Il tubo di radiatore è il minimo. Cioè, proprio il difetto di quelle moto lì è che appunto si rompe il carter destro centrale. Controllando, effettivamente è rotto. Non me lo aspettavo, sinceramente. Anche perché mi avevi detto era a posto, avevi rifatto il motore, eccetera. Non lo metto in dubbio, però se il carter è rotto, cioè quello lì non puoi rifarlo. Quello lì lo cambi e basta. Conta poco, mi puoi far vedere anche che speso 20.000 euro, ma la moto è quella, capito? Io così posso offrirti 500 euro. Ma non se ne parla. Ho pagato io 2000 euro. Io non ci posso fare niente. Guarda. Quasi 3500 euro, te la sto regalando per 1700 euro. Non è un regalo, te lo assicuro. Me lo sbatti che rende. Anni fa avevo ritirato un RMZ uguale identico al tuo, dello stesso anno, con lo stesso problema al carter. L'ho pagato 900 euro. Ed era messa meglio, sia esteticamente, di gomme, di trasmissione. Questo è quello che posso dare. Poi decidi te. Ti togli un peso. Non la vendi più, te lo dico. Anche in tantissimi. Stamattina. Ma non concludi, perché vengono a vederla. Se tu non gli dici che c'è il carter crepato, a meno che non se ne accorgono, non te la porta via nessuno così, perché non ci fai molta strada, fai due spedivellate e quello lì si spezza proprio. Poi non riesci più neanche ad avviarla. La pedivella sgrana? Non ho neanche provato in realtà. Riesci a accenderla con la pedivella? Con la pedivella sì. Aspetti, secondo me, 10 spedivellate, 20 e salta. Perché lì è chiuso con la pasta a cemento, quel cartellino non rimane intero ancora per molto. È quello, già che eravamo di passaggio, capito? Non me lo aspettavo, sinceramente. È già un rischio per me ritirarla così senza tubi che non parte. E allora niente. Grazie lo stesso, è stato un piacere. Ma sincero, ma mi va bene così. Ma sai quante cavole in meno sono? Qui la situazione è greve, siamo in autostrada. Porca di quella puttana. E c'è un po' di fumo. Ma la gente gli passa di fianco, zio. Ma già esplode, già bruciato tutto. È un cambio, roba? Guarda. È morto? Spero di no. È un bus! È un bus! Zio, cane, ma che fiamme! Senti il caldo! Ma è vero! Ma che sei serio? Let's go! Sì, è così che si fa! Sì. In che senso? Pausetta autogrillo. Seguiteci su Instagram, la passione botardi, Instagram. Siamo arrivati. Com'è stato il viaggio? Pesante. Pesantissimo. Il ritorno caldissimo. Soprattutto per lui. No, guarda, lui per lui è stato non pesante, di più. Per chi, scusa? No, per lui. Certo. Perché no? Perché? No, è stato pesantissimo. Ha dormito il 40% del ma viaggio. Ma che cazzo di? No, non è vero. Ma dai, non è vero. Con il ritardo dei 10 minuti di stamattina. Sì. Siamo finalmente giunti nel covo dove avverranno i prossimi episodi del restauro dedicato al Suzuki. Però prima di abbandonarvi, cominceremo a stilare una lista di cose da aggiustare, sistemare, riparare, trasformare, sostituire. Insomma, e questo ve lo farà Francesco. Vai, Francesco Totti. Già l'altro giorno un po' abbiamo capito che cosa abbiamo in mano, quindi una moto che fa fatica a partire e che comunque gira bene di motore, ma magari ha qualcosa da sistemare qua e là. Però la cosa principale è il corpo farfallato. Quindi adesso ci muniamo del nostro fantastico taccuino. Abbiamo la nostra scheda, scriveremo tutte le operazioni da fare. Io comincerei da corpo farfallato e bisogna vedere se effettivamente è un problema di TPS o se è un problema di sporco che magari intasa la valvola farfalla o se è un problema di sensore MAP. Quindi verifichiamo innanzitutto quelle tolleranze. Però noi mettiamo corpo farfallato così lo controlliamo tutto. Poi bel giochetto valvole. Bravissimo. Se vediamo che è tutto a posto,
posto, nella norma, io direi che possiamo evitarci anche di aprire il motore. Facciamo una bella prova a compressione, vediamo com'è. Se è in condizioni buone, anche in fase di prova, quella lì avverrà nel prossimo episodio, quindi non perdetevelo, attivate la campanella, mi raccomando. Tagliando, quindi cambio olio, cambio filtro, si verifica ovviamente se l'olio è in buone condizioni, se non ci sono rimasugli, se è, che in quel caso bisogna vedere da cosa è stato causato quel rimasuglio, però è rara la cosa. E nulla, alla fine questo progetto qui non è una trasformazione vera e propria, il resto lo si vede smontando, man mano facendo, perché adesso è una verifica che si fa esternamente, e queste verifiche le potrete applicare anche quando andrete a vedere magari una moto usata. Tanta gente mi chiede magari Devo andare a vedere una moto, cosa devo controllare? Manda classica. Sospensioni se pisciano, gioco delle ruote, freni, cannotto di sterzo. Ovviamente la prova in strada, come dice Fra, si accende bene, se ha compressione, se le marce entrano tutte e se non sgranano soprattutto. Giulio? È arrivato Giulio? Dai, scavalca, vieni, veloce. Cioè, ma è l'ora di presentarsi, alle 4 del pomeriggio. Ma io ho lavorato, non so voi. Aspetta, hai lavorato? Cosa che avresti fatto? L'amore miei. Cioè? Capito? Ma vai a fare il culo, maledicente. Comunque, soprattutto controllate che non esca fumo bianco dallo scarico. Esatto. Perché sennò siete fottuti. Secondo voi, quanto andremo a spendere per rifare tutta questa moto? Scrivetelo nei commenti. Dai, ci vediamo al prossimo video. Dai, ho capito. Dai. Nel prossimo episodio. Ho già capito cos'è. È solo da regolare il... Ha ha ha.